fase analitica, dove ci troviamo quindi? Ci troviamo all'interno, cioè noi miriamo ad andare a compilare la matrice del quadro logico, quindi ci stiamo servendo di strumenti che poi ci consentiranno di compilarlo. E lo facciamo attraverso dei metodi, no? Ovviamente, per arrivare proprio ad eseguire questo processo di compilazione. Abbiamo parlato del primo metodo, quindi abbiamo creato una matrice dell'analisi dei portatori di interesse e oggi appunto ci occuperemo di che cosa? Di un'altra matrice che riguarda l'albero dei problemi e anche l'albero degli obiettivi, spero di farcela, comunque dovremmo farcela. La volta scorsa vi ho già praticamente mostrato che cos'è l'albero dei problemi. Quindi, riassumendo, io parto dalla mia situazione, quindi dalla mia analisi di contesto, dal mio problema. Infatti l'albero dei problemi consente, è un diagramma che ci consente proprio di identificare il mio problema principale e dal problema principale vado praticamente a delineare quelli che sono le cause e gli effetti del problema principale. Perché andrebbe costruito l'albero dei problemi? Perché praticamente ci consente intanto di definire da quale problema principale stiamo partendo e dall'altro, proprio perché stiamo per compilare una matrice di quadro logico, il fatto che nel diagramma ci siano comunque delle gerarchie di causa-effetto ci consentono di, questa cosa ci consente di riflettere sulla concatenazione di causa-effetto, cioè sull'aver chiaro che quello che stiamo per sviluppare è legato, c'è una causa ma c'è anche l'effetto di questa causa e quindi ci stiamo praticamente focalizzando su un problema effettivo, vero, no? Reale. Spesso e volentieri, presi dalla foga di dover scrivere il progetto, cosa da non fare, cioè quando praticamente il bando è pubblicato, cosa si fa? Lo si scrive senza aver focalizzato effettivamente quale sia il vero problema. L'albero dei problemi ci aiuta proprio ad evitare questo, questo errore e a far sì che appunto questa cosa non avvenga. Questa slide ci mostra praticamente come è fatto il diagramma che adesso andremo comunque a fare insieme. Avete una rappresentazione di quello che è un modello di rappresentazione di un albero di problemi. Adesso invece andiamo praticamente, come vi ho anticipato, a crearne uno legato proprio al mondo che vi appartiene, cioè al mondo delle biblioteche. Da che cosa partiamo prima di fare l'analisi, prima di costruire l'analisi di contesto, l'albero dei problemi? Partiamo intanto dalla matrice dei portatori di interesse e ancora prima da un'analisi di contesto. Quindi ammettiamo che io all'interno della mia matrice di finanziabilità abbia, diciamo, come obiettivo, abbia inserito come obiettivo quello di far conoscere maggiormente la biblioteca. Quindi ce l'ho inserito come obiettivo e ho anche identificato quelli che potrebbero essere i finanziamenti che vanno a coprire questo mio obiettivo barra attività. Dopodiché cosa faccio? Provo a contestualizzare questo obiettivo e mi metto, diciamo, a pensare qual è il contesto su cui poi focalizzare l'obiettivo stesso. Quindi ammettiamo appunto che io voglia promuovere la mia biblioteca e voglio far sì che la mia biblioteca venga conosciuta il più possibile. E la mia analisi di contesto potrebbe essere questa, cioè parto dal presupposto che appunto il ruolo delle biblioteche sta cambiando, perché le biblioteche non sono soltanto dei luoghi fisici in cui appunto ci conservano le testimonianze, quindi i libri e le testimonianze del passato, ma diventano anche uno spazio in cui è possibile ritrovarsi, è possibile non soltanto, diciamo, formarsi, ma anche
informarsi e educarsi su quelli che sono anche i servizi del quartiere. E quindi questo significa che il ruolo di promuovere la mia biblioteca significa soprattutto far sì che diventi un polo attrattivo, che si assuma un ruolo di aggregazione sociale anche. E quindi parto da un mio problema. Quale potrebbe essere il problema legato, diciamo, a questa analisi di contesto? Al fatto che la mia biblioteca sia troppo ancorata ad un'utenza e non riesce, diciamo, ad arricchirsi dal punto di vista dell'utenza. E questa analisi di contesto presuppone quindi la creazione, ripeto ancora una volta, di una matrice legata ai portatori di interesse. Quindi ammettiamo di dover costruire questa matrice così come l'abbiamo fatta la volta scorsa. E cosa facciamo? Praticamente potremmo, adesso non la riprendo un'altra volta, però ve la spiego perché è il primo step, quindi che non rifacciamo, ma che vi invito comunque a fare. Quindi prendiamo la nostra matrice e cominciamo ad elencare da questa analisi di contesto quelli che potrebbero essere i portatori di interesse legati a questo mio problema. I portatori di interesse quali potrebbero essere? Beh, intanto i residenti del quartiere. Poi potrebbero essere, ma quali residenti del quartiere? Quindi sarebbe una buona cosa che nel momento in cui io compilo la matrice dei portatori abbia anche ben presente a quale target mi voglio rivolgere. Ammettiamo che la mia biblioteca si trovi in un quartiere che ha una zona che si è appena espansa, dove sono nati, diciamo, nuovi complessi residenziali e dove risiedono nuove famiglie con tanti giovani adolescenti. Quindi io potrei pensare che i miei portatori di interesse sono appunto gli abitanti del quartiere, i residenti del quartiere, dopodiché un altro portatore di interesse potrebbero essere appunto i giovani neoresidenti. Poi altri portatori di interesse potrebbero essere le scuole. Altri portatori di interesse potrebbero essere i servizi legati al quartiere, mi riferisco soprattutto a quei servizi sociali, soprattutto ai servizi sociali, soprattutto perché partiamo dal presupposto che il mio quartiere sia un quartiere piuttosto disagiato e dove appunto sono state costruite nuove residenze. Ma è un complesso popolare e è un complesso anche un quartiere in cui vi è un alto tasso anche di delinquenza. Quindi il fatto di instaurare una collaborazione sempre più stretta con, da un lato, appunto, i servizi sociali e dall'altro con le scuole è sicuramente importante. Quindi traccerò all'interno della mia matrice dei portatori di interesse sia le scuole del quartiere che appunto i servizi sociali legati anche con i civici legati al quartiere stesso. Un altro portatore di interesse interessante potrebbe essere, per esempio, ancora una volta l'istituzione, diciamo, superiore, partendo dal presupposto che io sia una biblioteca civica, quindi rappresento il comune, un altro portatore di interesse potrebbe essere appunto la regione, e via via, diciamo che già così io ho compilato in parte la mia matrice legata ai portatori di interesse. Vi ricordate, all'interno della matrice poi vado ad identificare quelli che sono i beneficiari diretti e i beneficiari indiretti del mio progetto. Quindi la compilerò e comincerò a ragionare su quelli che appunto sono, ecco, un altro portatore di interesse che mi sono dimenticata, sicuramente quella del terzo settore, quindi le associazioni di quartiere che lavorano nell'ambito culturale. Che
ovviamente anche quelli io li traccerei all'interno di una matrice dei portatori di interesse, perché sono comunque importanti, fondamentali, no? Dopodiché, una volta fatta la mia matrice, quindi compilata la mia matrice, partendo appunto da questa analisi di contesto, cosa faccio? Prendo quella che è il mio albero dei problemi e comincio a compilarlo. Normalmente si prende un foglio grande e si utilizzano dei fogliettini che poi vengono appiccicati su questo foglio in modo tale che questo consenta poi di identificare il problema centrale, le cause e gli effetti che facendo un ragionamento normalmente in gruppi si possono spostare, i bigliettini vengono spostati da una parte all'altra fino a quando si genera il quadro d'insieme dell'albero. Questo è un esempio, diciamo, di albero dei problemi vuoto, ovviamente. Anche bruttino, mi scuso. Invece l'esempio che andremo ad esaminare è indubbiamente questo, riprendendo l'analisi di contesto, quindi io voglio far sì che la mia utenza aumenti. La mia problematica, o quella che ho identificato io, è questa, vale a dire, io parto dal fatto che appunto il mio problema principale è legato al fatto che la mia biblioteca non riesce ad ampliare l'utenza. Questo è stato identificato da me come il mio problema principale. Dopodiché, per costruire l'albero dei problemi, cosa faccio? Nella parte sotto andrò a elencare le cause e nella parte sopra andrò ad elencare gli effetti. Quindi, cosa faccio come ragionamento? Mi dico, la biblioteca non riesce ad ampliare l'utenza. Perché la biblioteca non riesce ad ampliare l'utenza? Io come causa, diciamo, legata a questo problema principale, mi sono detta, la biblioteca non riesce ad ampliare l'utenza perché non è in una posizione centrale. Questa causa ha una sottocausa. Perché non è in una posizione centrale? Perché non si trova appunto in un quartiere, non si trova in un quartiere tranquillo e questo ha fatto sì che quando la biblioteca è stata costruita in maniera un po' decentrata. E il fatto di non trovare, perché non si trova in un quartiere tranquillo e quindi non è in una posizione centrale, un'altra causa, diciamo, è legata al fatto che manca una vigilanza in grado appunto di tutelare la biblioteca e far sì che non ci siano degli atti vandalici nei confronti della biblioteca stessa. E perché non manca la vigilanza? Manca la vigilanza perché non ci sono comunque dei finanziamenti che consentano appunto di avere un servizio di questo tipo. Un'altra causa legata sempre al problema principale, quindi da una parte a sinistra, a mia sinistra, quindi io riporterò le prime cause con cause legate al problema principale, dopodiché ne vado a ricercare altre se me ne vengono ovviamente. Perché la mia biblioteca non riesce ad ampliare l'utenza? Perché gli spazi all'interno della biblioteca non sono ben organizzati. Perché non sono ben organizzati? Perché non si ha a disposizione una metratura sufficiente, cioè uno spazio interno sufficiente per organizzare meglio gli spazi. E perché non si riesce, diciamo, a organizzare bene lo spazio? E perché soprattutto non lo si riesce a fare nella metratura a disposizione? Perché non c'è personale disponibile, non ci sono progettisti in grado di progettare. Oppure, sempre partendo, diciamo, da questa causa, quindi la biblioteca non riesce ad ampliare l'utenza perché gli spazi non sono ben organizzati, perché non sono ben organizzati, perché non ci sono comunque degli arredamenti idonei. Anche questa causa porta alla stessa, diciamo, concausa, perché non ci sono arredamenti idonei, perché non c'è comunque personale in grado di presentare un progetto che poi possa essere finanziato. Un'altra causa legata, diciamo, sempre al problema principale, quindi la biblioteca non riesce ad ampliare l'utenza,
Perché non riesce a farlo? Perché i neoresidenti non la conoscono. Perché non la conoscono? Perché non ci sono occasioni, momenti in cui la biblioteca viene presentata? Perché non ci sono momenti? Perché comunque non ci sono iniziative specifiche per i neoresidenti, quindi i neoresidenti non sono motivati ad avvicinarsi a quello che la biblioteca va a proporre. E perché non ci sono iniziative specifiche? Perché comunque per i neo residenti e perché appunto non ci sono occasioni di utilizzo, diciamo, della biblioteca, anche perché non ci sono materiali in lingue straniere. Siamo partiti, diciamo, da un problema quindi principale legato difficoltà, quindi al fatto che la biblioteca non riesca ad ampliare l'utenza e da un'analisi di contesto che ci diceva che sono stati costruiti nuovi edifici popolari all'interno di questo quartiere dove è posizionata la mia biblioteca, al cui interno si sono trasferite famiglie con adolescenti, per lo più adolescenti di nazionalità straniera. Quindi per questo che questa è stato, ho identificato questa concausa. Ovviamente sto inventando. Una volta, diciamo, creato la parte sottostante dell'albero le cause, vado a creare gli effetti. Quindi quali sono gli effetti legati al fatto, questo problema centrale, cioè il fatto che la biblioteca non riesce ad ampliare l'utenza? Che il quartiere non riesce praticamente a uscire dal suo isolamento e soprattutto a uscire dalla sua reputazione non buona. E quindi questo qual è, diciamo, un coeffetto di questo? Che praticamente non vi è un investimento dal punto di vista economico nel quartiere, quindi questo fa sì, un altro effetto è legato al fatto che appunto la biblioteca non riesce ad ampliare l'utenza e quindi comunque i giovani neoresidenti non riescono a migliorare le proprie competenze e quindi non riescono a migliorare le proprie competenze. Qui potremmo praticamente trovare anche un link col fatto che il tessuto economico non investa nel quartiere, perché comunque i giovani neoresidenti non migliorano le proprie competenze, ma un altro coeffetto è il fatto che i genitori comunque non sono soddisfatti della formazione dei propri figli. E questo potrebbe, diciamo, generare comunque un altro coeffetto, il fatto appunto che il genitore non sia soddisfatto della formazione, fa sì che comunque anche il genitore non investa sia sempre di più, diciamo, porti all'isolamento anche della famiglia, che partendo dal presupposto che appunto il genitore non è soddisfatto, comunque non investe neanche sul figlio, quindi tende un po' a sminuire le sue capacità, anche se potrebbe averne di diverse, invece di investire nella formazione. Tutto messo in negativo, quindi la biblioteca non riesce ad ampliare l'utenza. Le cause non è in una posizione centrale, gli spazi non sono organizzati, i neoresidenti non la conoscono, bla bla bla. Vedete che tutto è tutto, diciamo, volto al negativo, ok? Perché appunto io sto in pratica presentando un albero dei problemi in cui tutto quello che viene riportato sull'albero dei problemi è legato a un aspetto appunto di negatività. Una volta creata la matrice, questa matrice, questo diagramma, scusate, dell'albero, cosa faccio? In pratica trasformo quello che è il mio albero dei problemi nell'albero degli obiettivi. Quindi ci stiamo avvicinando sempre di più alla compilazione della prima colonna della matrice del quadro logico. Perché? Perché dell'albero dei problemi se sono stata brava a compilarlo, riesco a ritrovare quelli che saranno gli obiettivi, quindi quello che voglio raggiungere per andare a risolvere quello che è il mio problema. E come si fa a fare questa cosa?
Si parte praticamente dall'albero dei problemi che abbiamo fatto, che abbiamo compilato, e lo si trasforma, quindi tutta quella negatività che costituisce l'albero dei problemi, quindi le cause e gli effetti, vengono trasformate tutte in positività, quindi diventano di fatto degli obiettivi. Teca riesce ad ampliare l'utenza, cioè quello che voglio realizzare. Perché riesce ad ampliare l'utenza? Perché è in una posizione centrale, è in una posizione centrale perché tanto comunque si trova in un quartiere tranquillo e vi è comunque in cui vi è vigilanza. Quindi non temo, diciamo, del fatto che ci possano essere degli atti vandalici perché comunque è ben vigilata. Gli spazi inoltre sono ben organizzati, la metratura della biblioteca è sufficiente. Ci sono degli arredamenti idonei e c'è anche, ho anche a disposizione personale che è in grado di progettare i miei spazi. Inoltre, la mia biblioteca riesce ad ampliare l'utenza perché i neoresidenti la conoscono, quindi ci sono delle occasioni di utilizzo dello spazio, ci sono delle iniziative per i neoresidenti e ho a disposizione del materiale tradotto nelle lingue dei residenti che sono per lo più giovani di nazionalità straniera. E questo fa sì che l'effetto, diciamo, di questo ampliamento d'utenza fa sì che il mio quartiere possa uscire dal suo isolamento, ci possa essere un investimento dal punto di vista del mercato del lavoro sul mio quartiere. I giovani, soprattutto neoresidenti, riescono a migliorare le proprie competenze. E i genitori sono soddisfatti dei propri figli. Quindi vedete che in pratica cosa abbiamo fatto, che operazione abbiamo fatto? Abbiamo di fatto trasformato quello che è l'albero dei problemi in albero degli obiettivi. All'interno dell'albero degli obiettivi io vado ad identificare gli strumenti e le finalità del mio progetto, no? E che adesso proprio andiamo a vedere come fare effettivamente a identificarlo. Perché una volta, diciamo, trasformato l'albero dei problemi in obiettivi, andrò poi a fare un'analisi strategica. L'analisi strategica fa sì che in pratica il mio ragionamento sarà volto a quello che voglio concretizzare e voglio realizzare tramite il mio progetto. Andiamo a selezionare l'ambito, no? L'ambito su cui andremo a ragionare. E lo si fa, è una strategia che consente ovviamente di riflettere bene su quelli che sono gli obiettivi del mio progetto, sempre partendo da una stessa matrice. Avete visto che siamo partiti dal diagramma principale che è l'albero dei problemi. Riparto praticamente dall'obiettivo principale. Cosa voglio raggiungere? Voglio raggiungere come obiettivo il fatto che la biblioteca arrivi ad ampliare l'utenza. Quindi all'interno, diciamo, di questo obiettivo, io che cosa, obiettivo quindi generale, che cosa trovo? Allora, la biblioteca riesce ad ampliare l'utenza e quindi come obiettivo io cosa voglio raggiungere? Voglio che il quartiere riesca ad uscire dal suo isolamento e soprattutto il mercato del lavoro, cioè il tessuto economico investa sul quartiere in cui posizionata la mia biblioteca. Ok? Adesso questo per quanto riguarda gli obiettivi generali. Dopodiché devo andare a identificare quello che è lo scopo del progetto. E qua dipende sempre da me andare a identificare lo scopo. Quindi su che cosa scelgo di lavorare? In questo caso io come scopo del progetto ho identificato il fatto dell'utilizzo, della creazione, diciamo, di occasioni di utilizzo dello spazio per far conoscere la mia biblioteca. Quindi
Quindi lo scopo del mio progetto sarà quello di creare delle occasioni di utilizzo degli spazi della biblioteca. Una volta identificati gli obiettivi generali e lo scopo del progetto, vado, tramite appunto sempre la mia stessa matrice, non l'ho cambiata, a delineare quelli che sono i risultati. Quindi, se lo scopo del progetto è quello di creare delle occasioni di utilizzo, i risultati quali saranno? Avere comunque iniziative, creare delle iniziative specifiche e andare praticamente ad avere dei testi tradotti nelle lingue straniere, perché comunque i risultati che io voglio conseguire sono quei due che ho evidenziato in verde. Ripeto, dall'albero degli obiettivi sono io che poi scelgo la strategia su cui voglio lavorare. Non c'è nessuno che mi dice su cosa andare a lavorare. Io decido che appunto voglio fare un progetto, vorrò scrivere un progetto i cui obiettivi sono questi qui che abbiamo visto, obiettivi generali. E il cui scopo è quello di creare occasioni di utilizzo dello spazio della biblioteca e di avere come risultati appunto la creazione di iniziative specifiche per i neoresidenti e di avere anche dei testi tradotti in più lingue. Per creare queste matrici, come vi ho detto la volta scorsa, non ci metto ovviamente 3 minuti, questo è vero, però diciamo che se costruisco un gruppo di lavoro abbastanza smart, in 15 giorni riesco benissimo a compilarmi una matrice, a compilarmi diciamo, le matrici che vi ho elencato fino a questo momento e ad aver chiaro anche su cosa voglio lavorare all'interno del mio progetto. E quindi una volta che io avrò definito quelli che sono gli obiettivi generali, lo scopo del progetto e i risultati, io potrò, senza bisogno di fare troppi giri di parole, andare a riprendere quello che è il mio albero e riportare nella matrice del quadro logico gli obiettivi generali, lo scopo del progetto e i risultati. Quindi gli obiettivi generali del mio progetto sono quelli di andare a aumentare l'utenza, incrementare l'utenza della mia biblioteca, andare a far sì che la biblioteca, quindi che il quartiere venga vissuto, fuoriesca diciamo dal suo isolamento e a incrementare anche gli investimenti dal punto di vista economici da parte di soggetti di altri soggetti che facciano in modo appunto che diano anche che creino occasioni di lavoro. E per quanto riguarda invece i risultati, come risultati avrò appunto l'organizzazione, un aumento diciamo, di iniziative a favore della nuova utenza e la disponibilità di testi tradotti in più lingue. Ritornando un po' all'aspetto legato diciamo, alla teoria, perché serve comunque anche quella, è importante andare a definire appunto quelli che sono i termini. Allora, intanto partendo da che cosa? Partendo da quello che è appunto anche l'obiettivo, qui è un esempio diciamo dell'albero degli obiettivi che vi ho fatto praticamente vedere prima. Dobbiamo dire che gli obiettivi generali sono gli obiettivi che io voglio raggiungere tramite il mio progetto un po' più, posso definirli, un obiettivo un po' più a lungo termine. Mentre per scopo del progetto, obiettivo specifico del progetto significa obiettivo centrale che tramite il mio progetto raggiungo. Vi ho spiegato fin dall'inizio che
Il mio progetto deve rientrare comunque nelle finalità dell'Unione Europea, ma effettivamente io rientro nelle politiche dell'Unione Europea? Direi proprio di sì, anche perché la strategia 2020 mi parlava comunque di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. In questo caso, col mio progetto, io andrò indubbiamente a realizzare una crescita di tipo inclusivo. Anzi, il mio obiettivo generale mi hanno detto proprio quello di far conoscere il mio quartiere e infatti tramite il mio obiettivo, lo scopo diciamo del progetto, che è proprio quello di non soltanto di aumentare l'utenza, ma soprattutto di andare a migliorare, di creare delle occasioni che facciano sì che soprattutto i neoresidenti che ho identificato attraverso la matrice dei portatori di interesse si avvicinino sempre di più alla mia biblioteca e trovino nella biblioteca un luogo importante su cui appunto investire. Abbiamo i risultati del progetto. I risultati sono quelle realizzazioni, cioè quello che concretamente io vado a realizzare, no? Con il mio progetto. Altro, diciamo, punto fondamentale all'interno della matrice del quadro logico sono le attività, quindi le azioni che io metto in campo per raggiungere poi il mio obiettivo. Come si compila il quadro logico? Quindi la logica di intervento, partendo dalle matrici che abbiamo visto, andando a identificare ovviamente le attività che sono, come riportava la slide, che sono sequenziali, nel senso che le devo comunque numerare secondo la gerarchia dei risultati. Quindi normalmente quando io compilo il quadro logico, il risultato è collegato all'attività. Infatti è tutto intrecciato di fatto, perché ancora una volta gli obiettivi li metto qui, quindi comincio a compilare gli obiettivi generali, lo scopo del progetto, i risultati, risultato 1, risultato 2, risultato 3, poi avrò attività 1, attività 2, attività 3. E in questo modo praticamente compilo la prima colonna. Il quadro logico si compila dall'alto verso il basso, ma si legge dal basso verso l'alto. Anche perché di fatto partendo dalle attività io dovrò in maniera logica conseguire l'obiettivo generale. Se così non è, vuol dire che ho sbagliato qualcosa e sto sbagliando il progetto, cioè non ho centrato praticamente il mio progetto, perché se qualcosa non va, ovviamente non fila, significa che sto facendo qualcosa che avrei dovuto fare quando ho creato il mio progetto o ho creato le mie matrici, no? Le attività quali sono all'interno di questo contesto? Sono, per esempio, ho detto che devono essere collegati ai risultati, quindi ci sono creare iniziative specifiche per i neoresidenti, quindi l'attività sarà uno. Organizzare, che ne so, festival dei libri stranieri, invitare, quindi numero due, invitare rappresentanti della comunità straniera residenti nella mia città che possano appunto venire a raccontare e che abbiano scritto delle opere che siano in grado quindi di presentare, di raccontare la propria esperienza. Andare appunto a contattare le scuole, quindi mettermi in contatto con le scuole, organizzare dei momenti di scambio con alcune scuole del quartiere e via di seguito. Quindi, ripeto, ad ogni risultato deve essere comunque collegato all'attività, perché altrimenti rimane un risultato senza attività. Ripeto, il quadro logico si compila dall'alto verso il basso, ma si legge dal basso verso l'alto.
Il quadro logico si compone anche da de degli indicatori, dalle fonti di verifica, dai presupposti e dalle ipotesi. Allora, cominciamo, diciamo, dalla parte più difficile, che è legata, vedete, questa è la sequenza praticamente della compilazione, quindi obiettivi generali, scopo del progetto, risultati, attività, li prendo dalla matrice. L'attività però è collegata a che cosa? Ai presupposti e all'ipotesi. Che cosa sono i presupposti, le ipotesi? Come dice la parola stessa, il presupposto è un qualcosa, un condizionamento, una condizione esterna che potrebbe influire sulla buona riuscita del mio progetto. E perché è importante? Perché quando comunque io scrivo un progetto, devo aver chiaro anche che ci possono essere dei presupposti, delle ipotesi, diciamo che delle condizioni che potrebbero determinare o andare a influenzare la buona riuscita del mio progetto. Perché devono essere presentate all'interno del quadro logico? Perché in pratica questo mi aiuta a far sì che dal punto di vista razionale io le abbia considerate. Poi effettivamente io non le devo includere per forza. Devo far sì che però io le abbia praticamente tenute in considerazione. Per quanto riguarda il nostro progetto, quindi legato all'incremento dell'utenza della mia biblioteca, una mia precondizione, a mio avviso, è legata a un discorso di spazio, cioè una precondizione che inserirei in un progetto del genere, se intendo scriverlo, è legato appunto al fatto che io abbia più spazio a disposizione, perché se parto dal presupposto che, e l'ho segnato nel mio albero dei problemi, che non ci sono spazi sufficienti, io non posso pensare di ampliare la mia utenza e di organizzare momenti specifici o iniziative specifiche per questa nuova utenza se non ho lo spazio a disposizione. Questo, a mio avviso, è una precondizione e che devo comunque tenere ben presente, ok? E come faccio? La scrivo praticamente all'interno del quadro logico. Dopodiché vado praticamente a interrogarmi su questo e altri condizionamenti esterni che potrebbero influenzare il mio progetto. Il ragionamento che devo fare è: questo fattore esterno condizionerà o non condizionerà il mio progetto? Perché se questo fattore esterno è importante, se è importante e si realizzerà, a questo punto non bisogna includerlo nel quadro logico. Se forse si realizzerà, lo includerò nel quadro logico come presupposto. In questo caso io lo includo perché per me è fondamentale che comunque la biblioteca abbia più spazi. Questo è il presupposto del progetto, altrimenti il progetto non può effettivamente partire. Oppure difficilmente si realizzerà e a questo punto il fattore esterno non è importante. E a questo punto, se il fattore esterno è importante, devo capire se effettivamente includerlo quindi nel quadro logico e il fatto che sia importante fa sì che il mio progetto deve comunque essere riformulato, tenendo in considerazione quello che è il presupposto. Nel nostro caso, se lo spazio a disposizione della biblioteca è esiguo,
ma non ho gli elementi che mi portano ad incrementarlo, questo per me è un presupposto, è una precondizione fondamentale che va inclusa, altrimenti il progetto non si può realizzare. Ok? Quindi è importante comunque includere i presupposti e le ipotesi perché ci fanno proprio ragionare anche sulla nostra capacità di tenerli a bada, tra virgolette, e avere comunque la strategia che ci consenta di poter realizzare il nostro progetto pur partendo da queste condizioni. Ok? Altre condizioni che possono essere tenute in considerazione, dall'altra, un'altra, diciamo, condizione è legata, per esempio, al discorso della vigilanza, cioè al fatto che appunto ci sia o non ci sia la vigilanza. E qui il ragionamento che va fatto è la vigilanza c'è o non c'è? Cioè se non c'è, anche qui è una condizione che potrebbe influenzare il mio progetto. Se invece c'è, quindi questa condizione è tenuta vada, perché comunque la possibilità di pagarmi un servizio di vigilanza, io so che è necessario questo servizio perché vivo comunque in un quartiere un po' particolare e quindi cosa faccio? Ne tengo conto e non lo inserisco nel quadro logico perché comunque è una condizione che è sostenibile, cioè è coperta. La commissione ci parla appunto di rischi che siamo tenuti ad affrontare, siamo tenuti, potrebbero diciamo verificarsi quando andiamo a scrivere un progetto. Un'altra matrice che andrebbe praticamente compilata è proprio quella relativa alla matrice della gestione del rischio, nel senso che la matrice del rischio consente di fare un ragionamento sul rischio e sull'effetto del rischio stesso e sul livello di rischio, se alto, medio, basso, e sulla strategia per tenerlo a bada. Questa matrice è comunque collegata ed è strettamente collegata alle precondizioni, condizioni che vi ho fatto vedere prima all'interno del quadro logico. Quindi, compilando la matrice del rischio, cioè come si fa a compilare la matrice? Io riprendo praticamente quello che è il mio quadro, il mio albero degli obiettivi in cui ho scelto la strategia e in pratica qual è il rischio? Uno dei rischi potrebbe essere appunto legati alla vigilanza, no? Oppure al fatto che non sia che sia appunto un quartiere piuttosto turbolento, con episodi di criminalità diffusi. Il ragionamento che va fatto è sul livello del rischio e sulla strategia di contrasto. Quindi questo rischio qui come lo contrasto? Attraverso appunto un sistema di vigilanza che devo attivare. E il fatto appunto di non avere comunque di non avere personale disponibile appunto a progettare, questo potrebbe essere un rischio perché appunto se non ho personale disponibile a progettare anche gli spazi, i miei spazi potrebbero non essere poi, cioè non ho personale che mi aiuta a gestire i miei spazi, a metterli a disposizione della nuova utenza. Io direi che questo però potrebbe essere, l'effetto potrebbe essere appunto il fatto di avere degli spazi di nuovo non ben organizzati, no? Quindi non sono capaci di attrarre nuovamente maggiore utenza. In questo caso un livello di rischio potrebbe essere basso. Anche perché la mia strategia di gestione del rischio è indubbiamente quella legata al coinvolgimento. Io potrei lavorare con degli studenti che si stanno laureando in architettura, in design e far sì che appunto siano loro a darmi una mano in questo senso.
La matrice serve proprio ad aiutarci a ragionare su quelli che possono essere i rischi potenziali e come, diciamo, risolverli. Perché, ripeto, la Commissione spesso e volentieri vuole che questi rischi vengano ben evidenziati quando andiamo a scrivere il progetto. Quindi non posso fare a meno di tenerli in considerazione. Un'altra precondizione potrebbe essere, se sono un ente locale, il fatto che questo progetto venga finanziato, venga supportato dalla giunta odierna, ma se sono prossima alle elezioni, ovviamente questo secondo me è una precondizione, perché il fatto appunto che poi ci sia un cambio, ci sia l'elezione di un nuovo sindaco, potrebbe mettermi in seria difficoltà, perché se cambio comunque la giunta, ci potrebbe essere comunque un nuovo sindaco non interessato o una nuova giunta non interessata quindi a supportare il mio progetto. Quindi io lo inserirei comunque come presupposto. Il tutto, la sequenza, di compilazione è importante perché il tutto è comunque molto correlato, un tassello del quadro logico è collegato all'altro. Nel momento in cui la mia precondizione è stata così assolta, nel senso che sono in grado di tenerla sotto controllo, le mie attività si possono svolgere. E ovviamente le attività sono collegate, così come i risultati, così come lo scopo del progetto, potrebbero essere comunque legate a delle condizioni, a delle ipotesi che potrebbero realizzarsi. E sta a me poi inserirle oppure no nel quadro logico. Le inserisco nel momento in cui io so che posso controllarle e quindi sto. Comunque, sono in grado, diciamo, di identificarle, ma anche di risolvere queste condizioni che potrebbero condizionare il mio progetto. Vi dicevo prima che il quadro logico comunque è fatto da più colonne, quindi abbiamo visto la logica di intervento che viene estrapolata dalla mia matrice degli obiettivi, abbiamo visto i presupposti, quindi le precondizioni e presupposti, ipotesi che potrebbero realizzarsi legati a attività, risultati, scopo del progetto. Dopodiché adesso andremo a vedere, diciamo, la seconda colonna per poi riuscire effettivamente a compilare la matrice del quadro logico. Seconda colonna che è legata agli indicatori. Gli indicatori sono comunque fondamentali all'interno di tutti i progetti che andiamo a scrivere. Perché gli indicatori permettono appunto di dirci se effettivamente il mio progetto sia vero oppure no, e soprattutto sono in grado di farci capire nel corso, diciamo, di avvio delle attività se stiamo andando nella destinazione, stiamo raggiungendo, diciamo, il fine che ci siamo dati oppure no, cioè se raggiungiamo o no lo scopo e gli obiettivi generali del progetto stesso. La Commissione europea ci dice che a suo avviso gli indicatori dovrebbero essere appunto smart. Smart in che senso? Allora, in senso di la S sta per specifiche, quindi specifici. Gli indicatori devono essere specifici perché devono contenere comunque, devono essere in grado di misurare delle quantità, altrimenti se sono astratti non servono assolutamente a niente. Infatti, proprio perché sia quantità che qualità, cioè, e proprio perché devono contenere appunto quantità e qualità, devono essere misurabili. Misurabili e quindi legati anche ad un livello, diciamo, di raggiungimento misurabile, quindi accettabile. Poi devono essere comunque disponibili, disponibili nel senso available in inglese, per questo che l'acronimo SMART. Perché sono disponibili, perché l'indicatore non è campato per aria, è collegato comunque a qualcosa che esiste.
Quindi io per poterlo misurare in termini di qualità e di quantità devo riferirmi comunque ad una fonte di riferimento. Devono essere appunto rilevanti rispetto a quello che vado a misurare e devono essere collegati a una tempistica ben precisa, perché altrimenti stiamo parlando di che cosa? Del nulla di fatto. Quando vado praticamente ad inserire gli indicatori e le tipologie di indicatori che vengono identificate dalla Commissione, gli indicatori sono collegati a che cosa? Ai risultati, allo scopo del progetto e agli obiettivi generali. Infatti possiamo identificare tre tipologie di indicatori. Allora, sono gli indicatori di realizzazione, quindi gli indicatori quelli che si chiamano indicatori di output, quindi di realizzazione, che sono legati appunto ai risultati. Se come risultati dei progetti sono, sull'esempio che abbiamo fatto, abbiamo detto che quindi libri tradotti in lingue straniere disponibili, significa che l'indicatore di realizzazione sarà legato a un numero, no? Quanti libri sono disponibili in lingua straniera? Perché l'indicatore di realizzazione va praticamente a misurare che cosa? Quanti libri sono contenuti nella mia biblioteca e sono in lingua straniera. E quante lingue, per esempio, io riesco anche a coprire tramite i libri che metto a disposizione. Poi ho degli indicatori cosiddetti di outcome, che sono gli indicatori di risultato, che sono legati più allo scopo del mio progetto. Quindi, se lo scopo è quello di andare ad incrementare, a creare delle occasioni di incontro all'interno della mia biblioteca, gli indicatori di risultato sono legate o alla percentuale di utenza che viene, diciamo, aumentata, incrementata rispetto a un dato iniziale, o anche se voglio fare, diciamo, un confronto più a livello di parità di genere, quanti uomini, quante donne, partendo da un dato iniziale, ovviamente che mi consenta di fare poi di raggiungere il mio indicatore di risultato e via dicendo. Gli obiettivi generali invece, che abbiamo detto che sono quegli obiettivi che sono un po' più complicati, cioè complicati no, però sono quelli diciamo legati più, io ho scritto qui a livello di, sono più quelli che si raggiungono a livello di politiche che vengono poi anche attivate, cioè il fatto di andare a incrementare anche il livello di occupazione all'interno del mio quartiere è qualcosa che va più nella direzione della realizzazione di altre politiche su cui io posso contribuire. Certo che posso contribuire con il mio progetto, però contribuisco, non è tutto, cioè la realizzazione di questo obiettivo generale lo si realizza se c'è una concatenazione di altri elementi, ovviamente. E l'obiettivo generale viene misurato attraverso i cosiddetti indicatori di impatto, che sono un po' più complicati da identificare, perché per poter, diciamo, andare a delineare gli indicatori di impatto, io devo avere delle statistiche di riferimento, che sono statistiche più a livello, diciamo, di città che di quartiere. Quindi devo un po' riferirmi a quelli che sono i dati generali per poi andare a indicare all'interno del mio progetto una percentuale stimata relativa appunto al raggiungimento dell'obiettivo generale. Visto che proprio sono complicati da inserire, nell'ultimo periodo, soprattutto la Commissione europea con gli ultimi formulari li ha un po' eliminati questi indicatori di impatto. Quindi se proprio siamo in difficoltà nel riuscire a identificarli,
non ce li chiedono proprio, quasi più. Diciamo, se poi vogliamo e li abbiamo a disposizione, meglio ancora. Però rispetto a prima sono meno richiesti, proprio perché ci si è resi conto che sono più difficili, no? Da identificare. Poi che cosa abbiamo nella matrice? Cioè, una volta identificata nella seconda colonna questi indicatori che corrispondono, ripeto, gli output ai risultati, quindi indicatori di realizzazione, indicatori di risultato che sono legati allo scopo, indicatori di impatto che sono legati agli obiettivi generali, a livello di attività invece abbiamo che cosa? Abbiamo invece effettivamente le realizzazioni, no? Quindi nella colonna che è legata, diciamo, alle attività, che cosa avrò? Avrò più sia i mezzi che la tempistica. Quindi una volta che io ho formulato ho compilato, diciamo, la prima colonna, ho inserito gli indicatori. Che cosa mi rimane da fare? Andare praticamente a ragionare sull'aspetto, diciamo, della tempistica. Tempistica significa che queste attività hanno comunque un inizio, devono avere un inizio e una fine. Vi ho detto che una volta, diciamo, delineati i risultati, io devo andare a tracciare quelle che sono le mie azioni, le mie attività. Le mie attività che hanno sia, diciamo, una durata a livello di tempo che anche un referente che per la sua realizzazione, perché il progetto comunque io lo effettuo in partenariato con qualche altro soggetto, quindi non sono solo io che va a realizzare una determinata azione, no? Pertanto, lo sforzo che mi viene richiesto è tracciare praticamente per ogni attività la durata della stessa. Perché devo fare questa cosa? Perché praticamente grazie alla durata, poi è la durata stessa che mi consente poi di andare a compilare il budget di progetto. Perché ogni attività, se vi ricordate, all'attività corrispondono i mezzi e i costi, quindi i mezzi che mi consentono di andare ad ottenere. I mezzi cosa significa? Possono essere praticamente il personale che metto a disposizione se faccio dei corsi di formazione, oppure i traduttori che mi traducono appunto queste opere nelle varie lingue, non so, sto inventando ovviamente. Perché tutto deve essere praticamente tracciato su un asse, diciamo, temporale? Perché ovviamente l'attività, se io non vado a definire la durata dell'attività, non riesco a dare neanche a formulare il budget, perché non so praticamente quanto mi costa, no? Questa persona, perché non so per quanto tempo. Poi all'interno di questa slide trovate un'altra parolina magica, le milestone. Le milestone sono praticamente fondamentali quando andiamo a tracciare praticamente un Gantt. Quindi il Gantt è lo strumento che si utilizza normalmente per andare a individuare la durata, diciamo, la durata delle attività. Perché graficamente è quello che meglio rappresenta la spalmatura delle attività. E le milestone sono praticamente i momenti su cui si fa un po' il punto della situazione. Praticamente la milestone, che è un pallino rosso all'interno del Gantt stesso, ci consente di fare il punto di quella determinata attività. Perché, per esempio, se io dico che come attività 1 ho quella di andare a fare la formazione degli operatori della biblioteca, e su questa attività io, pe che penso di realizzare in 8 mesi, e penso di iniziarla fin da subito, quindi inizio il mio progetto, dopodiché inizia la formazione che dura 8 mesi.
La milestone che cos'è? Il fatto che al sesto mese io avrò, o al quinto mese, io avrò, non so, cinque, devo realizzare, devo formare 16 formatori, forse il quarto mese io posso dire che ne ho formate, non so, 8. Quindi io all'interno, diciamo, del mio Gantt metterò questo pallino rosso in concomitanza con il quarto mese e con 8 operatori formati. Perché è importante andare a inserire le milestone all'interno di un Gantt? Quindi quando costruisco praticamente gli indicatori, è importante andare a individuare le milestone, perché anche le milestone, soprattutto le milestone, mi consentono di fare un monitoraggio il più coerente possibile con il progetto che sono andata a scrivere, perché se non ho praticamente fatto o inserito delle milestone all'interno del mio progetto, non riesco a rendermi conto se il progetto va nella direzione giusta oppure no. Perché il fatto comunque di spalmare le attività nell'arco temporale non è sufficiente per poi darmi la certezza che effettivamente arriverò a raggiungere il risultato previsto. Quindi il risultato deve essere comunque, a cui arrivo tramite l'attività, deve essere espresso proprio in termini di indicatore effettivo inserito e in pratica realizzato. Ecco, questo è un esempio, per esempio, non si dice, di quello che dovrebbe diventare praticamente il nostro quadro logico compilato. Se partiamo dal presupposto che l'obiettivo generale sia lo sviluppo socio-economico della regione, l'impatto legato, quindi indicatore di impatto, l'aumento dell'occupazione, l'aumento della produttività, l'aumento del valore aggiunto pro capite, lo scopo del progetto è il profilo professionale migliorato, il miglioramento del profilo professionale e il fatto di adeguarlo alle necessità di mercato come outcome, quindi indicatore di outcome, avremo la riduzione del tasso di disoccupazione, gli indicatori di risultato che sono legati appunto al programma di formazione che è stato effettuato sarà il numero di corsi effettuati, il numero di partecipanti, il numero di corsi effettuati vanno a definire praticamente, va a definire la complessità del mio progetto attraverso le milestone, quindi attraverso le attività che mancano qui. Nelle attività io andrò a inserire formazione degli operatori e metterò dal punto di vista tempistico quanto tempo mi prende questa formazione e inserirò quindi le milestone. Al mese 6 farò il punto per capire quante formazioni ho fatto e quanti operatori ho formato. Una volta, diciamo, inseriti o comunque individuati gli indicatori, quindi compilata la seconda colonna, quindi indicatori legati appunto ai risultati, quindi output, outcome e gli indicatori di impatto, se ci riusciamo, che sono legati appunto agli obiettivi generali, andrò a compilare anche quest'altra colonna che è legata a che cosa? Alle fonti di verifica. Cosa sono le fonti di verifica? Sono praticamente quegli elementi che vanno a verificare l'indicatore che ho inserito, perché ovviamente non serve mettere un indicatore se non ho una fonte di verifica. Se qui ci metto che come risultato il fatto di aver effettuato, come detto,
questa slide, come indicatore di output, numero di corsi effettuati, la fonte di verifica cos'è? È quel documento che va a dimostrare che io ho effettuato 12 corsi di lingua cinese. Come faccio a dimostrare che l'ho realizzati? Per esempio, visto che si parla di corsi di formazione, avrò comunque un registro dei partecipanti. Il registro è la fonte di verifica. E lo sforzo che dobbiamo fare quando compiliamo il quadro logico è proprio quello, fin da subito, di andare a individuare quelle che sono le fonti di verifica legate ai miei indicatori. Perché è importante farlo ora e non aspettare di farlo dopo? Perché ovviamente io poi questa cosa non la vado a scrivere dentro nel formulario, ma io devo sapere che mentre gli indicatori li devo scrivere, perché comunque il valutatore deve sapere che cosa voglio raggiungere anche a livello, diciamo, di percentuale di miglioramento della mia capacità di attrarre l'utenza. Per quanto riguarda la fonte di verifica, è qualcosa che devo utilizzare io per dimostrare che quell'indicatore l'ho raggiunto, perché quando verrà comunque ispezione, se viene, però potrebbe arrivare comunque un'ispezione sul progetto che sto realizzando. L'ispettore vuole vedere effettivamente che fonti di verifica abbiamo utilizzato, perché altrimenti cosa succede? Che noi possiamo scrivere tutte le percentuali più belle del mondo come scopo del progetto, o tutti i numeri più grandi del mondo come risultati che vogliamo conseguire, ma se poi non abbiamo delle fonti che dimostrano che abbiamo raggiunto quel risultato, non serve assolutamente niente. Possono essere, lo vedete nelle slide, dicevo, i fogli presenza, se faccio delle iniziative. Le stesse foto, i video sono fonti di verifica, le statistiche disponibili, dei sondaggi che vado a fare, dei questionari che vado a fare, no? Sono tutte fonti di verifica legate proprio al raggiungimento, del mio indicatore. Che il partner comunque si deve attrezzare, no? Deve avere comunque a disposizione poi tutti quegli elementi che poi noi stessi, se siamo capofila di progetto, andremo a chiedergli, perché deve essere comunque in grado di dimostrare che il risultato, e quindi l'output, è stato realizzato e ce lo dimostra proprio concretamente, no? Qui c'è un suggerimento della mia checklist, come si fa a pianificare le attività. Si elencano le principali attività, si fa una suddivisione, quindi si identificano le macro attività. La ricordate la VBS? Quindi macro attività, all'interno delle macro attività vado a inserire le sottoattività, perché è più semplice fare le sottoattività, perché le sottoattività mi consentono di ragionare di più sulle tempistiche e inserire le milestone. Quindi all'interno di ogni sottoattività io vado praticamente a inserire nel mio Gantt, quindi a spalmare la mia sottoattività in un arco temporale e a mettere la milestone, quindi il mio pallino rosso, a livello, diciamo, di un determinato, cioè in concomitanza di un mese particolare in cui voglio fermarmi e voglio fare il punto per capire se effettivamente io sia riuscita a raggiungere degli indicatori di output in concomitanza appunto di quel mese. Ovviamente, oltre, diciamo, a spalmarle dal punto di vista temporale, le attività devono essere legate a dei costi. Quindi il costo è collegato a ciascuna sottoattività e a ciascun partner io andrò a identificare.